Direttore, buongiorno. Buongiorno a lei, Presidente, buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo e che ci ascolteranno e considereranno con noi se vorranno, nel senso che possono anche porre domande sul tema del giorno. Il tema del giorno sul quale la terza ci interpella e ci chiede appunto di riflettere oggi. In forma di preparazione alla seconda edizione del Festival della Salute Globale che sarà che è previsto insomma dal 9 al 15 di novembre a Padova. Il tema di oggi è imprese e territorio, una ripartenza più sostenibile. Io inizierei, Presidente, ragionando sul concetto di sostenibilità, cioè mi interessa capire da lei che cosa è la sostenibilità. È un tema sul quale l'imprenditoria mondiale si sta esprimendo. Devo dire che le sfumature concettuali che possiamo attribuire e poi operative anche, che possiamo e vede di maggior importanza, prevalenti nel suo radar, Ma che cosa compare? allora, guardi, se me l'avesse chiesto qualche anno fa, perlomeno quando ho iniziato a lavorare, sostenibilità per me aveva dietro il concetto di sostenibilità economica e industriale. Economica e industriale vuol dire che le aziende devono andare bene, tutto quello che fanno in termini di investimenti deve essere sempre rivolto a quello che è un miglioramento del processo, un miglioramento della capacità industriale, un miglioramento della marginalità. Delle aziende. Andando avanti un po' con gli anni, quello che viene fuori è che la sostenibilità alla fine della fiera non è solo questo. Io ormai sono 25 anni, anzi di più che lavoro, mi sono sempre portato dietro questo concetto. Negli ultimi anni quello che si vede è, attenzione, ma se tu migliori un processo, se tu migliori l'industrializzazione, ma non è che alla fine della fiera stai migliorando anche un'altra cosa in termini di sostenibilità. E allora qui viene fuori l'ambiente. Lei sa che io sono sempre stato nell'ambito della chimica e negli ultimi anni sono passato alla farmaceutica, quindi nel settore della medicina. Ma tutte le volte che uno migliorava un processo, nella sostanza quello che succedeva è che migliorava la resa, quindi consumava magari meno materie, ma c'erano anche meno materie di scarto. E tutto questo uno non lo quantificava immediatamente, lo quantificava dal punto di vista ambientale, perché, pardon, economico, consumo di meno, per cui mi costerà di meno, smaltisco di meno, spenderò meno. Attenzione che stiamo dicendo che, un esempio che è successo recentemente anche qui ad Abano Nvidia, abbiamo migliorato un processo, avremo bisogno di un certo quantitativo in meno di un solvente per un processo nostro. Questo quantitativo equivale a quattro camion, quattro cisterne piene di materiale che entravano, ma equivaleva anche a quattro cisterne piene di prodotto che avremmo dovuto mandare poi allo smaltimento. Allora, evidentemente c'è un risparmio, ma pensate cosa vuol dire se tutti, per noi vuol dire il 10% dei consumi, se tutti noi ci impegnassimo in questa direzione e tutti noi mettessimo il 10% di merce sulle strade, è una sostenibilità economica, industriale o ambientale? Ma aggiungo di più, in tutto questo è evidente che negli ultimi periodi si parla moltissimo di quella che è la sostenibilità sociale. Attenzione che è intimamente legata a questo genere di concetto, perché un'azienda che va nella direzione di portare avanti una sostenibilità economica, industriale e ambientale garantisce ai propri collaboratori il futuro che probabilmente le altre aziende non sarebbero in grado di garantire, da tutti i punti di vista, in termini di benessere all'interno dell'azienda, in termini di prospettive future. Se io lavoro per un'azienda che è proiettata verso i prossimi 5 anni e ha dei ritmi di crescita di un certo tipo,
me la sento di prendere, impegnarmi e chiedere un mutuo per comprare la casa? Perché soprattutto in questo periodo qua, il Covid ci insegna, non ci sono più certezze, non ci sono più garanzie. Allora il fatto di lavorare in un'azienda come questa sicuramente, dal mio punto di vista, dà dei vantaggi. Quindi sostenibilità all'inizio della mia carriera lavorativa, o forse in giovane età, economico-industriale, poi sicuramente ambientale, e nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, dove ho anche acquisito delle posizioni di responsabilità diverse rispetto a quelle che avevo all'inizio della mia attività lavorativa, sociale. Va bene, quindi ci sono almeno tre interpretazioni possibili. Allora, se le interpretazioni sono così significativamente composite, lei ritiene che il tema della sostenibilità sia più un'azione tattica e quindi più una modalità di marketing, più un modo di tendere alla riduzione dei costi, oppure è una strategia complessiva e che conseguentemente richiede anche investimenti e una visione a medio-lungo? Allora, parto dalla sua ultima affermazione. Evidentemente non può che essere una visione a medio-lungo termine. Allora, se penso a come noi attuiamo la sostenibilità ambientale e industriale, le faccio un esempio di cosa è successo recentemente. Ognuno si fa prendere da quelli che chiamano e ci dicono: scambiate tutte quante l'illuminazione all'interno dell'azienda, passate ai LED e così risparmierete tanti soldi. Risposta data dal sottoscritto quando è stata portata sulla mia scrivania il progetto, ho detto: attenzione, che questo non è sostenibile, perché fare quello che ci viene proposto vuol dire che noi tutta quella che è l'illuminazione tradizionale dovremmo andare a, che funziona perfettamente, che evidentemente ha anche lei un suo ciclo di vita, per cui tende a consumarsi, se dovessimo sostituirla dovremmo smaltirla. Ma secondo voi, dal punto di vista ambientale, smaltire qualcosa che funziona ha un senso e in più aggiungere anche un costo? E lì tutti si sono fermati a guardarmi e hanno detto: e allora? E ho detto: allora, quello che dobbiamo iniziare a fare è evidentemente consumiamo tutti quelli che sono i materiali che abbiamo in casa, non compreremo più lampade che abbiano gli stessi consumi attuali e andiamo a sostituirli piano piano con LED. Allora, non è una cosa che si fa in un minuto, è una cosa che si fa probabilmente in un'azienda come la nostra, nel giro di un anno e mezzo riusciremo a sostituire tutto. Non facciamoci illudere che la sostenibilità deve essere fatta immediatamente. Le porto un altro esempio. Una delle richieste che è stata fatta è detto: ma andiamo, visto che abbiamo tantissime macchine per il genere di lavoro che facciamo noi, dove abbiamo diversi informatori scientifici, andiamo subito sulle macchine ecologiche, macchine che vadano solo elettrico o che magari abbiano la possibilità di andare con motori a scoppio tradizionale e motori elettrici. E io ho detto: attenzione, che se io faccio una cosa del genere e poi non fornisco direttamente a tutti la possibilità di caricarle, c'è la ragionevole certezza che si vada nella direzione di consumare solo benzina con macchine magari più pesanti e quindi inquinare ancora di più. Allora ci sarà un momento per fare tutto. Noi abbiamo deciso come azienda di cambiare più spesso, o meglio più frequentemente, il parco macchine aziendale, per avere un parco macchine sempre aggiornato a quelle che sono le normative vigenti, e già questo va nella direzione secondo me corretta. Allora, medio termine è il concetto giusto. Per il risparmio vale un po' nella direzione di quello che le ho detto prima. Certo, con tutte queste nuove iniziative si va nella direzione del risparmio, ma non è l'unico driver oggi che ci porta a dire dobbiamo farlo. Evidentemente anche la qualità di tutto quello che c'è attorno a questo ipotetico risparmio è fondamentale. E quindi la ricerca che abbiamo fatto, che citavo prima, nel ridurre l'utilizzo di un solvente all'interno del nostro processo, oggi partiva, o meglio, fino all'altro giorno partiva con l'idea di ridurre il costo. Oggi invece si inizia a ragionare in termini di cosa possiamo fare per generare meno CO2, che è diverso, è un approccio totalmente diverso. Il risparmio arriva di conseguenza ed è una cosa molto sottile.
E fra l'altro, quello che abbiamo visto è che non è che questo si può applicare soltanto ai grandi progetti, si applica anche nella quotidianità. Quindi per spostarlo invece fra grandi aziende a piccole aziende, perché mi sono trovato a discutere con degli amici in tal senso, non c'è nessuna differenza. La grande azienda può farlo come la piccola azienda. Evidentemente la grande azienda ha la fortuna magari di avere delle strutture un po' più importanti che arrivano prima rispetto alla piccola azienda, ma non c'è nessuna differenza. Questa è la linea guida. Bisogna andare a ragionare in termini di medio termine, perché mi diceva sempre un mio collaboratore tanti anni fa, tutto e subito non funziona. Mia mamma ha impiegato 9 mesi per farmi, per cui con questo spirito qua noi affrontiamo le cose. È quasi come se lei stesse ponendo un distinguo, ed è un distinguo a suo modo importante nella cultura economica dei nostri tempi, di questa stagione, tra cultura direttore imprenditoriale. Mi sente? Presidente Pizzoccaro, mi sente? No, ho sentito, mi sente, ma non... E adesso mi sente? Adesso sì, adesso è perfetto. Bene, allora le stavo dicendo, in qualche modo lei lascia intendere di introdurre un distinguo tra una cultura finanziaria e una cultura d'impresa che tende a una resistenza, a una sostenibilità dell'azienda nel medio-lungo. Sì. Lo sottolineo perché lei ha ben presente che questo distinguo nei fatti esiste tra chi vuole il massimo della resa nel trimestre, nemmeno nel corso dell'anno del bilancio, e chi invece pensa che deve tentare di consegnare l'azienda in buone condizioni anche dopo di lui. Sì, certo, se lei pensa in termini di sostenibilità, la sostenibilità non è soltanto quella di garantire tutto quello che ci siamo detti prima, l'economia, il benessere delle persone e l'ambiente oggi, ma la sostenibilità è garantire la stessa cosa anche per il futuro. Allora, quando parliamo di questo concetto, l'abbiamo citato prima con le persone che devono potersi proiettare al futuro, ma non soltanto le persone. Qualsiasi azione io faccia oggi, adesso, avrà un impatto inevitabile nel corso dei prossimi anni. Allora, lo abbiamo visto per tutto quello che riguarda l'ambiente, abbiamo parlato di quello che si può fare nel territorio. Recentemente abbiamo visto che alcune aziende del territorio del Veneto, per ignoranza o per altri motivi, hanno inquinato pesantemente quello che poteva essere la falda. Allora, lavorare in sostenibilità non può che essere un qualcosa che ci porta a pensare al futuro. Tutti quelli che sono gli investimenti che noi stiamo facendo sono rivolti evidentemente a quello che ho detto prima, minor consumi e quindi minore generazione di quelli che possono essere gli inquinanti, CO2 o qualsiasi genere di discorso. Ma lo facciamo proprio perché io stesso ho 3 figli, e io devo lasciargli qualcosa per il futuro. Evidentemente non posso che lasciargli un ambiente sano dove loro andranno a crescere. Questo è fondamentale, non si può pensare semplicemente all'oggi. Chi è un po' più illuminato dovrebbe iniziare a ragionare neanche a 10 anni, ma fra 20 anni cosa succederà? Come sarà il territorio dove opero? Come sarà il mondo? E io cosa posso fare perché questo sia migliore in un prossimo futuro? O, se vogliamo, cosa posso fare perché il tutto non peggiori? Non so se riesco a spiegare un po' la filosofia che io cerco di applicare all'interno della nostra azienda, che poi è la stessa che portiamo avanti nella quotidianità, nel sistema sanitario, perché cerchiamo sempre di sviluppare dei nuovi farmaci, dei nuovi prodotti che aiutano a stare meglio. Quindi è una questione anche molto di coerenza rispetto al business che noi abbiamo. Non so, Presidente, se lei vede i commenti che compaiono in questo momento. Ve ne è uno in particolare del sindaco di Abano, Federico Barbierato, che evidentemente ci sta seguendo e che salutiamo, che concorda, dice che vi è una grande differenza sostanziale tra efficientismo, attento solo ai costi, e vera sostenibilità nel medio-lungo termine, che costruisce una cultura del domani. Oggi è difficile far emergere questa visione in un mondo solo attento al contenimento
e a una valorizzazione a breve degli azionisti. Allora, saluto il sindaco che evidentemente conosco molto bene, col quale ogni tanto facciamo dei discorsi e gli faccio i miei complimenti per come sta gestendo in questo momento il suo comune, anche lui con una discreta lungimiranza in quello che potrebbe essere questa cittadina nei prossimi anni. Ma mi fa piacere che lui condivida questa visione. Noi abbiamo passato un periodo abbastanza grigio con il Covid. Nel periodo grigio che abbiamo passato, evidentemente, con questa filosofia, lei sa che noi non abbiamo mai dovuto interrompere le produzioni perché facendo farmaci erano farmaci di prima necessità, si andava dai vaccini, si andava agli antibiotici, però abbiamo approfittato. Perché il lavoro è calato anche a noi, per andare proprio nella direzione di fermarsi un attimo e riflettere su quello che si poteva fare proprio nella direzione della sostenibilità. E quindi le persone che avevano più tempo libero, devo dire la verità, che hanno dato il meglio di loro stessi. Non so se lo smart working in alcune situazioni ha aiutato o essere distanti dall'azienda gli ha reso più facile la vita. Però in tutto questo periodo abbiamo lavorato proprio in questa direzione, con delle idee che adesso andremo a mettere in pratica e che ci porterà e porteremo avanti nei prossimi anni. Presidente, lei ha citato la parola più importante di questi nostri giorni, nel senso quella che sta dominando la mente e le discussioni di tutti, che è Covid. Bene, come il Covid sta intervenendo nella vita delle aziende in una chiave di sostenibilità? Cioè, qual è il fattore di discontinuità più importante che abbiamo vissuto probabilmente nell'ultimo secolo, mi immagino, e se non è il Covid. E dunque è una leva, può essere una leva per farci uscire diversi da questa crisi economica? Allora, innanzitutto abbiamo scoperto che siamo tutti uguali, perché il Covid non è che colpisce alcuni sì e alcuni no, e già questo ti fa riflettere da questo punto di vista. Tutte le persone che pensavano di avere i superpoteri per fare qualsiasi cosa, di fronte alla salute, non ci sono differenze. Evidentemente, proprio con questa riflessione qui, uno dovrebbe intervenire e gestire tutte le situazioni in maniera un po' particolare. Allora, io le posso dire quello che è successo al nostro interno da questo punto di vista. Come abbiamo capito che ci poteva essere un problema, noi l'abbiamo gestita consapevoli del fatto che comunque i virus sono abbastanza aggressivi, distanziando tutti immediatamente, iniziando a chiudere quelli che potevano essere i punti di aggregazione all'interno dell'azienda, in maniera antesignana rispetto alla maggior parte delle altre realtà, perché poi abbiamo visto che molti hanno copiato anche quello che avevamo fatto. Mensa chiusa, il locale ristoro chiuso, smart working, la possibilità di collegarsi anche con mezzi propri da remoto. Tutte queste attività hanno nella sostanza impedito che il Covid riuscisse a entrare in azienda. Le persone hanno continuato a lavorare, certo. Noi siamo abituati a gestire nel nostro settore le distanze e la sicurezza. Noi lavoriamo in ambienti sterili, per cui tutte le nostre persone sono già attrezzate in tal senso quando lavorano nell'ambito produttivo. Però tutto questo evidentemente ha fatto riflettere su quello che poteva essere la sostenibilità di un lavoro. Oggi, che il Covid è passato, ci troviamo ancora ad avere la possibilità di lavorare in smart working. Noi eravamo già iniziato. Prima che il Covid partisse, poi stavamo facendo dei test, dei tentativi, eravamo già mediamente organizzati, le persone l'hanno preso bene. Qualcuno le dico, forse lavora anche al 150%, perché a questo punto non c'è più giorno, notte, sabato e domenica, con la possibilità di lavorare da casa. Qualcuno invece sente la mancanza della possibilità di lavorare assieme a dei colleghi in presenza e non riesce a performare alla stessa maniera, ma lo dichiara. Io stesso le confesso che rendo molto di più quando sono in presenza delle persone che quando sono da remoto. Mi faccio distrarre, o meglio, i miei pensieri volano e non mi concentro magari su quello che dovrei fare in questo momento. Ma comunque, in termini di sostenibilità, abbiamo applicato tutta una serie di altre cose, evidentemente. Ha toccato anche l'economia questo Covid.
se noi pensiamo al lavoro, noi siamo fortunati, siamo in un business anticiclico dove il settore farmaceutico va avanti a prescindere da quello che succede attorno, proprio perché sono generi di prima necessità. Ma noi abbiamo visto moltissime aziende che lavorano con noi, ma anche per altre realtà, che hanno visto arrestarsi il loro business. All'improvviso sono passati da lavorare 5 giorni a settimana, magari a lavorare un giorno a settimana, smesso di pagare, hanno smesso di chiamarli, hanno smesso di ottemperare a quello che era il contratto che li legava. Ecco, noi lo sa, abbiamo fatto qualcosa di un po' diverso, soprattutto quelli che erano i fornitori piccoli e medi. Prima cosa che è stato detto, ho detto: signori, paghiamoli subito anticipati, cerchiamo dove è possibile di andare avanti in questa direzione, perché soprattutto queste società che non riusciranno, perché magari per tipicità di business erano sempre in pareggio, non riusciranno a sopravvivere. Allora, quando io ho detto fatto questa dichiarazione all'interno, c'è stata una persona dell'amministrazione che mi ha guardato, la persona che si occupa dei pagamenti, e mi ha detto: questo è impazzito. Quando però per la prima volta gli hanno segnalato che era un fornitore che chiedeva: guardate che vi ho mandato la fattura pro forma, ha detto: l'avete ricevuta? Ha detto: sì, se mi manda la fattura gliela paghiamo subito. Dall'altra parte c'è stato un po' di incredulità, ha detto: mi state pigliando in giro, io ci avrò il problema, poi devo versare l'IVA perché vi mangio la fattura. Ha detto: no, lei ci mandi la fattura che gliela paghiamo. Dall'altra parte ha sentito il silenzio e poi qualcuno è scoppiato a piangere. Ha detto: ma davvero, ma voi mi state salvando? Allora a quel punto anche i collaboratori dell'amministrazione hanno capito che c'era qualcosa di un po' particolare in questa situazione. E questo è un esempio delle cose che abbiamo fatto, non soltanto per il nostro interno, ma anche per l'esterno. Beh, questo è un esempio interessante, molto concreto, molto pratico, molto operativo, devo dire non così corrente, anzi, ma ci torniamo sopra tra un momento. Mi interesserebbe che lei riflettesse con noi su un aspetto ulteriore, e cioè come i finanziamenti, i fondi europei e più in generale quelli di carattere internazionale possono diventare un'opportunità nell'introduzione di pratiche sostenibili in azienda. Cioè, lei vede la possibilità di utilizzare questa importante dotazione finanziaria nella vita delle imprese per renderle più sostenibili? Allora, qui è un bel discorso. Allora, qui stiamo parlando del recovery fund e dei soldi che in questo momento si sta dicendo che potrebbero arrivare in Italia dall'Europa in questa direzione. I soldi potrebbero essere tanti. Evidentemente stanno nascendo dei gruppi di lavoro. La cosa che mi fa ben sperare è che questi gruppi di lavoro sono organizzati da associazioni di categoria. Mi spiego. Se io penso alla sanità, oggi Confindustria ha organizzato un gruppo di lavoro che è Salute e Vita, e in questo gruppo si sta dibattendo come aiutare il Ministro della Sanità a indirizzare quello che potrebbero essere i soldi che potrebbero arrivare in Italia, ma non con lo spirito di fare guadagnare le aziende, ma con l'esperienza delle aziende per aiutare lo Stato e quindi tutti i cittadini in questa direzione. La stessa cosa che sta facendo oggi la Confindustria, lo sta facendo sia a livello territoriale, quindi quello che può essere nel nostro territorio Padova e Treviso, ma come possono essere invece le organizzazioni tipo la Federchimica, di cui la FIDIA fa parte, e quindi tutti si stanno organizzando in tal senso. Io sono convinto che tutti questi soldi che arriveranno aiuteranno a stare meglio. Quello che è importante è che tutti si lavori con lo stesso spirito. Ci sarà sempre qualcuno che penserà a se stesso e non penserà alla sostenibilità del paese, ma verrà emarginato da solo, perché non è possibile trascurare questa impostazione oggi. Oggi tutto deve andare nella direzione della sostenibilità. E siccome stiamo parlando di diversi miliardi,
che cosa che non si era mai visto, io sono fermamente convinto e nel limite di quello che potrò fare, voglio proprio andare nella direzione di dare il nostro contributo e il nostro sostegno, le nostre idee in questa direzione. Ma lei avverte una cultura d'impresa a livello veneto primo e nazionale poi evoluta al punto tale da cogliere gli elementi che lei sta sostenendo? Cioè il suo pensiero le pare che sia prevalente e maggioritario oppure la gran parte è ancora attardata e lei, diciamo così, indica una sorta di direzione di rotta, una sorta di marcia, però sta davanti? Allora, evidentemente io sono circondato da persone che mi dicono che sono sempre più arrabbiate in quello che riguarda la non volontà o la non direzione dei nostri governanti di sburocratizzare il sistema, rendere tutto quanto più fluido, rendere tutto più facile. Però questo è un lamentarsi da un lato, vero, perché è vero, è così oggi. Se penso a tutte quelle che sono le carte che uno deve preparare per fare qualsiasi tipo di attività, e questo è innegabile. Però la domanda che io faccio e sento sempre di più da parte delle persone che mi circondano è: ma io cosa posso fare per cambiare questo? E devo dire la verità che si inizia a vedere, non in tutti, non posso dire in tutti, ma si inizia a sentire sempre di più, detto: guardate che se continuiamo a lamentarci e non facciamo niente, a quel punto lì noi siamo uguali a quelli che non prendono posizione e non decidono. Molte persone passano le loro giornate a lamentarsi e a non fare. Cosa possiamo fare noi per cambiare questa situazione? Io ho dimostrato in questi consensi che le ho citato prima, che se uno si impegna e ha voglia di farlo e dà l'esempio, poi gli altri ti seguono. È ineluttabile. Per cui ci deve essere questo. E nel nostro territorio, il territorio del Veneto, il territorio dove io sono prestato, perché io ho origini lombarde, milanesi, se vuole. Però ho trovato una cultura, un qualcosa che non è da poco, eh? Cioè, c'è una voglia di mettersi in gioco. Passare da una posizione di imprenditorialità dove io guardo solo la mia azienda, ma guardare qualcosa di diverso, perché se stiamo bene tutti è molto meglio, io lo intravedo bene. L'immagine dell'azienda chimica è ancora quella di chi attenta all'ambiente dal suo punto di vista? L'immagine, sto sostenendo il concetto Mi di immagine. consenta una battuta. Quando mi sono sposato tanti anni fa, io sono un chimico di estrazione, sono laureato in chimica organica. Il prete che ha sposato mia moglie ha detto a mia moglie: tu sei un architetto e quindi così come costruisci case, edifici, costruirai il tuo rapporto. E tu, Carlo, cosa sei? Ha detto un chimico e lui mi ha detto un inquinatore. Allora, questo succedeva 20 anni fa. Ed è un dato di fatto. Poi c'è stato un certo imbarazzo perché nella chiesa puoi immaginare che c'erano molti chimici invitati. Allora, questo era quello che c'era 20 anni fa. Oggi c'è una consapevolezza maggiore che non si può vivere senza la chimica, perché poi alla fine della fiera tutto quello che ci circonda è chimica. C'è ancora un po' di prevenzione su quello che non si conosce, perché viene spiegata alle scuole superiori, alle medie, come qualcosa di strano, magari, dove il professore è cattivo, eh? Però ci si sta avvicinando sempre di più in quella realtà. La chimica non è cattiva, la chimica va conosciuta come tutte le cose e va gestita. Oggi per gestirla ci sono, secondo me, delle ottime persone che sono competenti, che stanno aiutando in questa direzione. Le associazioni di categoria come Federchimica sono state bravissime nel cercare di insegnare, di spiegare alle persone normali che la chimica non è nociva, ma la chimica è necessaria su alcune cose. E che la chimica ha anche risolto tutta un'altra serie di situazioni. Se noi pensiamo ai farmaci, settore in cui opero adesso, beh, i farmaci non sono altro che una scoperta della chimica che ha isolato la molecola, l'ha purificata, l'ha costruita, l'ha prodotta e poi è stata studiata invece da ricercatori che sono medici, scienziati e hanno utilizzato la chimica per farci vivere meglio e soprattutto per farci vivere più a lungo, perché poi questa è la situazione. E questa è una cosa importante. Ricordiamoci che tutto il progresso che c'è stato fino ad oggi ci ha portato a vivere meglio e più a lungo. Quando parliamo di sostenibilità, dobbiamo fare in modo di vivere ancora meglio e ancora più a lungo. E questa è la sostenibilità.
ritornando a quello che dicevamo proprio all'inizio del nostro incontro. Presidente, ma nella sua azione imprenditoriale si sta ispirando a qualche modello di scala internazionale? Ha delle esperienze alle quali si sta rifacendo? Allora, io da sempre sono stato abbastanza considerato calvinista, no? Uno fa perché deve fare, non perché devi ispirarti a qualcuno. E se operi tutti i giorni in questa direzione, risulta tutto più semplice, e se non altro è un comportamento costante e coerente nel tempo. E quindi questo è un po' il mio modello ispirativo. Tenga presente che proprio in virtù di questo, una delle cose che abbiamo fatto nell'ambito del Covid, abbiamo citato prima alcune situazioni sul sociale. Se torniamo sempre all'esempio della sostenibilità, Fidia ha preso, e i dipendenti, i collaboratori di Fidia sono fondamentali per la nostra società, perché senza di loro noi non potremmo essere quello che siamo e non potremmo andare avanti. Allora, in una situazione come quella, anche noi siamo stati costretti a dover mettere in cassa integrazione alcuni collaboratori, in particolare quelli che erano le forze esterne, quelli che tutti i giorni visitano il medico. In Italia noi ne abbiamo quasi 400. Le visite erano precluse, e gli ospedali non si poteva accedere, tutti quelli che erano gli studi medici erano chiusi. Nella sostanza, Fidia ha anticipato la cassa integrazione, Fidia a queste persone qui ha pagato la differenza tra quella che era la cassa integrazione e quella che era la loro retribuzione ordinaria. Perché? Perché noi guardiamo lontano. Una volta che tu hai assunto una persona, l'hai formata, tu devi fidelizzarla. Non c'è niente di meglio di una cosa del genere per dirgli: guarda che qua sei a casa. Così come l'abbiamo fatto in questa direzione, l'abbiamo fatto anche nell'ambito di quello che era il premio di partecipazione. Fidi, essendo un'azienda che va bene, come la maggior parte delle aziende nel nostro settore, evidentemente il premio di partecipazione è una cifra abbastanza consistente tutti gli anni. Normalmente viene pagata tra maggio e giugno. Attenzione, quando abbiamo capito che c'era un problema, e abbiamo capito soprattutto dai nostri collaboratori che avevano problemi in casa, marito o moglie magari erano in cassa integrazione ma non avevano la certezza di quando avrebbero preso i soldi, il mutuo che doveva essere pagato, tutta una serie di spese correnti che c'erano, abbiamo detto una cosa più semplice: il premio di partecipazione deve essere erogato comunque, anticipiamolo. Finanziariamente abbiamo deciso di farlo in 2 mesi, ma l'abbiamo portato avanti marzo-aprile rispetto a quello che poteva essere la fine di maggio, come si fa tradizionalmente. Questi sono segnali che devono essere segnali di supporto a tutti quanti i nostri collaboratori e farli capire che Fidia non è un'azienda dove tu oggi ci sei, domani potresti esserci e noi non siamo interessati a loro. Fidia ci tiene a tutti quanti. Allora, questa, ripeto, forse è una visione calvinista per quello che è il mio concetto di calvinismo, ma non c'è bisogno di ispirarsi. Magari potrebbe essere diverso se uno si comporta così, evidentemente se l'azienda si comporta così, anche tu ti comporti alla stessa maniera nei confronti dell'azienda. Allora, più che essere in quella direzione, magari essere un modello ispiratore. Mi scusi, ma voi siete presenti anche su scala mondiale, per esempio siete nel mercato americano, perché quello è un mercato di sbocco importante. Non credo abbiate stabilimenti in America, però certamente una rete commerciale l'avete. Certo. Non avete colto, non avete riscontrato pratiche di un qualche interesse alle quali guardare sul versante della sostenibilità, dico? Ma guardi, se vuole, secondo me gli americani non hanno niente da insegnarci da questo punto di vista. Se mi posso permettere, siamo noi italiani che abbiamo da insegnare a loro. Le porto la nostra esperienza. La nostra esperienza è che noi abbiamo un'attività commerciale, abbiamo circa 90 persone nel territorio americano. Il Covid è partito leggermente dopo rispetto a come era partito in Europa, però lì ha colpito duro. Scelte politiche sbagliate e evidenti, la non volontà di accettare che c'era un qualcosa che esisteva, hanno portato a devastare tutto quello che era il paese. Di conseguenza abbiamo visto tutti quanti sui giornali, sulle televisioni, il fatto che c'erano persone che avevano perso all'improvviso il lavoro. Beh, noi
purtroppo, devo dire la verità, che gli Stati Uniti, noi abbiamo 1300 persone che lavorano con noi nel complesso in Fidia, 300 all'estero e 1000 in Italia. L'unica situazione dove abbiamo lasciato a casa delle persone è stata gli Stati Uniti. Abbiamo lasciato a casa 5 persone in questo contesto perché rallentando il tutto abbiamo scoperto che queste persone avevano un secondo lavoro, avevano altre attività che portavano avanti assieme al nostro, peraltro erano anche quelle persone che avevano praticamente nessun risultato, per cui sarebbero riuscite a prescindere dal Covid. A tutti gli altri, noi abbiamo detto, signori, con la stessa logica che caratterizza l'Europa, oggi gli ospedali sono chiusi, gli studi medici, le cliniche sono chiuse. Non possiamo garantire che voi lavoriate il 100% del vostro tempo, però non possiamo neanche sostenere la vostra retribuzione al 100%. Se volete, noi siamo disponibili a dirvi, vi daremo il 50% della vostra retribuzione, vi chiederemo di lavorare il 50% del tempo, però vi sosterremo pagando, perché così funziona negli Stati Uniti, l'assistenza sanitaria e quindi voi non avrete niente a cui temere del Covid. Lei sa che quando una persona prende il Covid negli Stati Uniti, mediamente il costo è sui $40,000, per semplicità diciamo €40,000. Pensate cosa vuol dire sostenere con un sistema sanitario americano dove niente è gratis, €40,000 all'improvviso. Sa qual è stata la risposta di questi signori qui? La risposta di questi signori è stata: noi vi ringraziamo, lavoreremo comunque il 100% nel nostro tempo, sappiate che tutte le aziende, nostre concorrenti, o per dimensione o nel nostro settore, hanno licenziato e hanno lasciato tutti a casa immediatamente. Allora, in un contesto come questo, lei pensa che io debba imparare qualcosa o che noi dobbiamo imparare qualcosa dagli Stati Uniti? Direi che la storia si spiega da sé. Le farei un'ultima domanda riguardo all'attualità. Come vi state preparando al ritorno della seconda ondata del Covid? Allora, sapevamo già, la storia ci ha insegnato con l'epidemia della spagnola che dopo un picco durante l'inverno, un abbassamento della morbilità nel periodo estivo e poi una risalita importante. Se guardiamo all'inizio del 1900, quello che era successo è che proprio il secondo picco, la seconda ondata era stata molto più forte della prima, però i tempi le stesse procedure che stiamo adottando adesso, quindi distanziamento sociale, cercate di mascherarvi. Ai tempi c'era scritto, ed era simpatico, non andate ai Kursaal, che si può tradurre non andate in discoteca o non andate nei locali. Allora, noi stiamo cercando di dire a tutte le persone, io continuo a dirlo a tutti i collaboratori della Fidia, detto, guardate che noi qui stiamo cercando di fare di tutto per rispettare le regole. Il distanziamento è la prima cosa, lavarsi spesso le mani, cercate di interagire il minimo possibile in persona e quindi di tenere un certo tipo di comportamento. Quello che sto cercando anche di fare e sto cercando di spiegare a tutti che non è che usciti dai nostri uffici, dal nostro stabilimento di Abano o dagli altri nostri stabilimenti all'improvviso il Covid non c'è più. Lo stile di vita che noi imponiamo all'interno delle nostre strutture deve essere lo stesso stile di vita che uno deve adottare anche all'esterno. Se si andrà in questa direzione, quello che succederà è che oggi la carica virale che si vede colpire moltissime persone è molto molto bassa e quindi molte persone stanno prendendo il Covid in maniera asintomatica. Quello che noi andremo a fare, stiamo studiando con un pool di esperti come gestire in un prossimo futuro questa situazione, quindi stiamo vedendo se sarà il caso di fare a campione noi stessi dei test, ma che vuol dire fare il tampone vero e proprio, perché qualsiasi altro tipo di test potrebbe essere fuorviante, ma facendo il tampone magari a campione si potrebbe capire qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte, se abbiamo delle persone che possono avere dei problemi. Comunque tutto si basa sulla distanza e sull'intelligenza delle persone. Comportamenti tipo abbracciamoci nel parcheggio, salutarsi come se non ci fosse niente, che sono proibiti oggi in azienda. Io sono il primo, lo sanno tutti quanti, quando giro per gli uffici e vedo due persone che sono troppo vicine, gli dico guardate che siete troppo vicine, dovete distanziarvi, pur anche se hanno la mascherina, perché comunque non c'è nessuna motivazione di stare a meno di un metro. E
e devo farlo per il ruolo che ricopro, ma sono anche il primo che cerca di rispettare queste regole. E quindi se do l'esempio io e lo posso fare io, credo che lo si possa fare tutti quanti. Bene, Presidente, la ringrazio. La ringrazio dei segnali di fiducia che ha espresso e che per la verità ha testimoniato per esempi concreti. E confido che, ripigliando un elemento fondamentale della sua comunicazione, cioè quello della responsabilità sociale condivisa, una ripartenza più sostenibile sarà davvero praticabile. Ringrazio lei, ringrazio chi ci ha ascoltati, chi ci ha seguiti e un appuntamento su questa stessa piattaforma è previsto la settimana prossima, sempre nella marcia di avvicinamento alla seconda edizione del Festival della Salute Globale. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Arrivederci a lei, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci.